Hold on to me. Don't let me go. Who cares what they see? Who cares what they know? Your first name is free, last name is dumb, but you still believe in where we're from. Insieme per la vita, prevenzione e sensibilizzazione contro il tumore al seno. Cosa bisogna fare quando una paziente riscontra un nodulo al seno? Il migliore approccio iniziale è quello di rivolgersi al proprio medico di famiglia. E poi sarà il proprio medico di famiglia a indirizzare la paziente in centri qualificati dove effettuare poi gli esami strumentali idonei. Il nodulo deve essere preoperatoriamente diagnosticato dal punto di vista citologico, ma meglio istologico, consente poi al chirurgo di effettuare una corretta terapia. La divulgazione delle notizie tramite i mass media, tramite internet, ha dato la possibilità di diagnosticare in tempo un tumore che ancora è in situ, cioè ancora in fase iniziale, e che se preso in questo momento sicuramente non creerà problemi, ma sarà la cura definitiva per il paziente. Non parliamo di carcinoma della mammella in generale, ma di carcinomi della mammella. Tra tutti i carcinomi, indubbiamente è un carcinoma che ha la possibilità di grandi cure, quindi di grandi risultati. Il tutto ha cambiato notevolmente la storia delle pazienti appena operate, prolungato la sopravvivenza, la possibilità di integrare l'ormonoterapia, chemioterapia e il trattamento radioterapico, mentre per le pazienti che sono oramai purtroppo affette da carcinoma della mammella metastatico, abbiamo nuovi farmaci che ci consentono di prolungare la sopravvivenza delle stesse. Diagnostichiamo circa 150 tumori al seno all'anno, quindi abbiamo un bacino utenza molto ampio e riusciamo a identificare anche le lesioni non palpabili, i tumori che non si vedono. Nel nostro centro è possibile seguire mammografie, ecografie più la visita serologica. Una dieta equilibrata e sana e l'attività fisica prevengono proprio il cancro. Quello che consiglio io è di cancro e quindi i fitoestrogeni contenuti nella soia, e i cavoli e tutte le crucifere, tutta la frutta e la verdura di stagione contengono le sostanze che proprio ci proteggono e sono in grado di contrastare le cellule cancerose. Evitare tutti i cibi grassi, le carni rosse, le carni anche bianche ad alto contenuto di estrogeni che sono visti appunto essere correlati al tumore al seno, i formaggi stagionati, il burro, le salse con condimenti molto, molto calorici. Il padre d'amore, il padre buono, dove pone la cuore, è lì per l'uomo, per lui dalla vita. Il maladì, la giurè, per la vita. Quanto reputa importante una giornata come oggi? Questi incontri dovrebbero farsi ovunque per sensibilizzare, perché ancora oggi vediamo donne che non afferiscono alla prevenzione. Anche noi medici possiamo avere la possibilità di incontrarci con le pazienti e quindi di sentire anche la loro opinione, di imparare e di poter correggere il tiro, né stare accanto a loro quando noi le curiamo. L'idea in realtà non nasce da me, ma nasce da una mia associata, Anna Balsamo, un'amica che purtroppo anche lei ha subito questa terribile malattia, anche se indirettamente l'ho vissuta attraverso gli occhi di una persona a me molto cara. È stato tragico, diciamo, però con la pittura sono riuscita a trasmettere quella positività che sono riuscita a trovare dentro di me. Par de bonheur, dont je connais la voix.